Sette comuni della provincia di Sondrio che domenica sono stati chiamati alle urne per il rinnovo dei consigli comunali e per eleggere il sindaco. Ad Aprica, comune di 1.500 abitanti, riconferma per il primo cittadino Dario Corvi, sostenuto dall'unica lista in corsa, Aprica il futuro. La sfida era con il quorum, l'affluenza doveva essere superiore al 40%. Nella località turistica Robica il 60,2% degli aventi diritto al voto si è recato ai seggi. Conferma anche per il sindaco di Val di Dentro, Massimiliano Trabucchi, che si è ricandidato con Val di Dentro 2027, unica lista formata nel comune che conta 4.100 abitanti. Il quorum è stato raggiunto, ma con una percentuale più contenuta, 46,51%. Osvaldo Bianchini è il nuovo sindaco di Tartano, paese con poco meno di 200 abitanti. In corsa con la lista Uniti per la Val Tartano, Bianchini ha ottenuto 111 voti, quindi il 70,25% delle preferenze. 33 voti per Enrico Marchesini, candidato alla lista Tartano, La Val che cambia. 14 per Giuseppe Vitale, che si è presentato con la lista Nuova Tartano. In Val Chiavenna, Campodolcino, località con 950 abitanti, Enrica Guanella ha ottenuto la riconferma. Era sostenuta dalla lista Campodolcino Guardavanti, la prima cittadina ha totalizzato 358 voti contro i 158 dello sfidante Carmine Albignano, candidato della lista Viva Campodolcino. La Valmasino, poco meno di 900 abitanti, ha un nuovo sindaco, Pietro Taeggi, sostenuto dalla lista Insieme con la Valmasino. Ha ottenuto 304 voti, 52,14 dato in percentuale, contro le 279 preferenze raccolte dal sindaco uscente Simone Songini. Nuovo sindaco in Valfurva, vallata che conta 2.500 abitanti, Luca Bellotti. Sostenuto dalla lista Esserci, ha ottenuto 667 voti, 54,36%. Lo sfidante Gianfranco Saruggia, in corsa con la lista Valfurva Viva, ha raggiunto 560 voti. Conferma a Val di Sotto, comune di 3.600 abitanti per Alessandro Pedrini, sostenuto da Vivere Val di Sotto, ha ottenuto 1.098 preferenze contro le 515 della sfidante Valentina Donagrandi della lista Val di Sotto Dinamica. Eccolo il podio del 65esimo Rally Coppa Valtellina, evento organizzato da Automobile Club Sondrio. Sul gradino più alto Simone Miele e Eleonora Mori. Trionfo per l'equipaggio della Movisport a bordo della Citroën DS3 VRC della Dream One Racing. Un po' col brivido perché ieri, dopo aver vinto le prime tre prove, ho fatto un errore su Berbenno di notte, quindi ci siamo girati, si è spenta la macchina, abbiamo perso 10 secondi. Stamattina siamo partiti carichi, è andata abbastanza bene a montagna, a Carona è stato bravissimo Gianesini, poi c'è stato un altro brivido che c'è stato un tamponamento in statale, ci siamo finiti dentro in pieno, però i ragazzi sono stati bravissimi a riparare la macchina, a sistemarla, fortunatamente non è successo niente di compromettente, è andata bene. Tanto, tanto emozionante, pieno di avventura. Poi io questa terra ci sono molto affezionata, avendo comunque fatto con Luca un po' di anni insieme, con Luca Rossetti, e quindi è stata veramente una gara molto bella, difficile, avversari fortissimi, che comunque partivano con il coltello tra i denti, però ce l'abbiamo fatta, dai, siamo molto contenti di essere qua, di essere arrivati in prima posizione. Per Miele Mori 5 vittorie parziali su 8, un vantaggio finale di 9 e 7 su Marco Gianesini e Sabrina Fai su Skoda Fabia R5 Evo 2 della RF. Com'è andato questo Coppa Valtellina? È stato sudato dall'inizio alla fine, una gara molto difficile, prove tecniche, è stata tiratissima dall'inizio alla fine. Simone aveva qualcosa in più, mi faccio i complimenti. Noi dietro abbiamo cercato di fare il più possibile, ma è stata dura, non c'è niente da fare, Simone è andato più forte. Terzo assoluto Fabrizio Guerra che affrontava la sfida con Giovanni Maifredini su Skoda Fabia DP. Sì, dai, abbastanza soddisfatti. Più di così sulla prova di Carola non si riusciva a fare. Devo fare complimenti a Marco e Simone che sono andati fortissimo. E podio, dai, un terzo posto con Coppa Valtellina, siamo soddisfatti. Undicesime assolute, prime al femminile, si sono classificate Sara Micheletti e Miriam Marchetti su Skoda Fabia. È andato tutto bene, tutto sommato bene. Ci siamo divertite tantissimo oggi, sia su montagna che su Carona soprattutto. E anche ieri sera è stato molto bello, l'Amello è molto divertente, molto veloce. Grande l'impegno organizzativo messo in campo da ACI Sondrio.
Una edizione faticosissima perché per motivi di calendario, il referendum, abbiamo dovuto costruire due rally in tre mesi. Un plauso enorme alla prefetto, agli uffici prefettizi, alla questura e alle forze dell'ordine che hanno fatto veramente un grande sforzo per consentire una manifestazione di sport veramente competitiva. Scenari da cartolina hanno fatto da cornice i campionati regionali individuali di corse in montagna per le categorie cadetti e cadette andati in scena in Valmalenco, organizzazione curata nei minimi dettagli dalla Sportiva Lanzada, società guidata da Serafino Bardea. Trionfo per due atleti valtellinesi, Tabata Spini del gruppo podistico Talamona nelle cadette e Filippo Bertazzini della polisportiva Albosaggia tra i cadetti. Partenza e arrivo al centro sportivo Pradasce, il percorso prevedeva salite impegnative e ripide discese tra i boschi. Le cadette si sono misurate sulla distanza dei 2900 metri con un dislivello di 100 metri, oro per Tabata Spini, alle sue spalle è stato il photo finish ad assegnare l'argento a Camilla Bonariva dell'US Malonno e il bronzo a Noemi Gini del gruppo podistico Valchiavenna. 3120 metri per i cadetti con dislivello di 115 metri, Filippo Bertazzini si è confermato scalatore di razza, 12 secondi di distacco inflitti a Francesco Gianola dalla S Premana. Sul gradino più basso del podio, Mattia Sutti del gruppo sportivo Valgerola. Conferma il suo ottimo stato di forma l'allievo Luca Curioni del gruppo podistico Valchiavenna che dopo l'argento ai campionati italiani di corsa in montagna staffetta è salito sul gradino più alto del podio in compagnia del campione italiano Eric Canovi della polisportiva Albosaggia e il compagno di staffetta Imerio De Stefani del GP Valchiavenna. Nelle allieve si è imposta Silvia Boscacci della polisportiva Albosaggia. Il primo trofeo Fernando Piccemi è andato alla polisportiva Albosaggia davanti al CS Cortenova, all'US Malonno, a cui seguono GP Valchiavenna e CSI Morbegno. Questa è la corsa di montagna giovanile sono forse le più belle, perché comunque sia, corrono i giovani, correranno i futuri atleti. L'augurio che ci sarà è quello che verranno fuori i nuovi campioni anche da queste manifestazioni. Una gran bella manifestazione, abbiamo visto tanti bambini, quindi piccolini, quindi il futuro delle nostre associazioni sarà il nostro futuro. Quindi vedere già alla partenza così tanti bambinetti è stato molto emozionante. Penso che la giornata è stata ottima, la location qui a Lanzada, al centro sportivo Pradas, e un grazie ancora a tutti quelli che hanno collaborato, perché per fare queste manifestazioni ci vogliono tante persone. Qui a Lanzada c'è tanto volontariato. Beh, parliamo gli applausi che non li sentiamo per il dominatore, il vincitore. Il suo cognome è Eiter! Una vittoria per distacco della maglia rosa del Giro Under 23, il londinese Leo Eiter. Il suo arrivo in solitaria sul traguardo di Santa Caterina Valfurva ha attirato la volata al cicloturismo. La Valtellina è sempre pronta per questi grandi eventi. Beh, la Valtellina direi che è sempre pronta, sì, perché comunque offre spettacoli eccezionali di soprattutto per il mondo delle due ruote, perché comunque ha i passi più belli direi in Italia insieme alle Dolomiti del Veneto, e qua ci sono ovviamente le salite mitiche, quelle che hanno fatto la storia del ciclismo. Di conseguenza abbiamo messo in piedi questo percorso molto molto particolare, molto impegnativo, insieme a Gigi Negri che è un po' l'artefice di questa tappa. La Valtellina sempre protagonista degli grandi eventi a due ruote. Sì, effettivamente dopo il Giro d'Italia professionisti alla Prica, che oltretutto ha celebrato 10 anni di arrivi alla Prica, quindi un momento molto importante sulle nostre strade della Valtellina, la Gran Fondo Santini con tantissimi stranieri. Siamo qui a Santa Caterina col Giro d'Italia Giovani che torna da noi in Valtellina, una tappa molto importante, oltretutto la più dura perché con le nostre montagne
dopo aver affrontato Gialtonale, la Prica, il Mortirolo, dalla salita inedita oltretutto quest'anno per la prima volta la Sernio Cuspessa, quindi con una dorsale sul Mortirolo, ecco, continua questo momento importante per il cicloturismo, per la promozione del cicloturismo in Valtellina. Santa Caterina, una valle sempre più sportiva. Direi di sì, Santa Caterina ha una tradizione sportiva importante, non solo a livello sciistico, anche se è partita da lì, ma con l'alpinismo, lo sci alpinismo e poi ora il ciclismo, stando in ambito proprio ciclistico. Direi che abbiamo molte possibilità per questo sport. Le due ruote, turismo green. È il turismo che porta la bicicletta, che poi sia la bici da corsa, la mountain bike o adesso la gravel. È un futuro di sport sostenibile e le future Olimpiadi 2026 che hanno uno degli obiettivi fondamentali proprio questo. Il Giro d'Italia è l'ennesima conferma delle potenzialità di Santa Caterina e della Valfurva, un comprensorio che dà un valore importante allo sport e dallo sport riceve molto. A Piuro la storia torna alla luce, questo grazie alla campagna di scavi che va ad interessare i siti presenti nel comune Valchiavennasco. Ritrovamenti che aprono le porte sul nostro passato, sulle radici più profonde della nostra comunità. A catturare l'attenzione degli esperti in queste ore, muri e oggetti rinvenuti nell'area di scavo di Motalcastella. Piuro e i suoi scavi riservano sempre belle sorprese, la storia riaffiora. Sì, oramai è il terzo anno che si prosegue grazie al finanziamento Interreg Amalpi questa campagna scavi sul Mot del Castello a Piuro. L'anno scorso abbiamo ritrovato queste 6 tombe di epoca tardo-romana e adesso invece siamo arrivati proprio in cima a questa collina che ci sta dando delle grandi soddisfazioni. Infatti notizia di poche ore fa che è stato rinvenuto un muro perimetrale delle dimensioni, ovvero delle larghezze di oltre 1,80 m, quindi vuol dire che siamo veramente su un qualcosa di massiccio e di veramente importante. In queste ore stanno emergendo anche dei dettagli veramente particolari, come ad esempio un gioco risalente al tardo medioevo. È una pietrollare incisa dove dalla famiglia delle dame, quelle che conosciamo noi come giochi di società, si stanno appunto trovando questi elementi e sono delle caratteristiche, se vogliamo, peculiari del fatto che Piuro effettivamente fosse al centro di grandi scambi culturali e commerciali internazionali. Questo ci dà comunque stimolo a poter proseguire nelle prossime settimane, sapendo che le ultime sono quelle che ci daranno più soddisfazione. Quindi direi che siamo solo all'inizio di questo grande percorso. Due giorni di festa, di sport, con il Giro d'Italia Under 23 che ha attraversato la provincia di Sondrio. Prima l'Altavalle protagonista, poi la Valchiavenna con l'arrivo della tappa partita da Chiuro. È un evento sportivo importante perché consente di dare grande visibilità ai nostri territori, al paese di Chiuro, ma più in generale a tutta questa valle che ama il ciclismo, che ama il cicloturismo e questa valle che regala tanto anche in termini di paesaggio e di valori importanti e soprattutto anche il valore legato all'enogastronomia. Insomma, mettiamo in mostra i nostri vigneti, i nostri grandi vini, la bellezza del nostro territorio, le nostre montagne e lo facciamo con una vetrina che ha un valore mondiale. Ecco i commenti raccolti a Chiavenna. Giro d'Italia Under 23, l'ennesima competizione ciclistica di altissimo livello che viene ospitata nella provincia di Sondrio. Anche questa volta il territorio ha dato dimostrazione di grande sinergia per tutto quello che era necessario per la migliore riuscita della competizione. Per noi è sempre motivo di orgoglio, di soddisfazione. Devo ringraziare le tante persone che hanno reso possibile questa iniziativa, anche tanti volontari presenti sul percorso, gli enti, tutti gli enti che hanno dato il loro contributo, la provincia, il BIM, dentro un progetto unico a livello provinciale. Il ciclismo è una delle sfide più importanti che sta portando risultati sul nostro territorio, lo vediamo
anche dal recente premio che la Valchiavenna ha ottenuto per la sua pista ciclabile a livello nazionale. Valchiavenna e Chiavenna in particolare, sempre più destinazione bike. Per il terzo anno abbiamo l'onore di ospitare e organizzare un grande evento legato al cicloturismo. Lo scorso anno abbiamo avuto l'arrivo del giro all'Alpe Motta, che tutti ricordiamo. Quest'anno questo arrivo importante dell'Under 23. Siamo pronti anche per qualcosa il prossimo anno. Insomma, la Valchiavenna crede profondamente nel cicloturismo, in tutte queste iniziative. Il BIM e la provincia hanno voluto esserci a contribuire per poter realizzare questi eventi in provincia di Sondrio, sia per il Giro d'Italia che per il Giro d'Italia Giovani, poiché riteniamo che la pratica sportiva possa essere un volano anche per il turismo. Speriamo anche che questo binomio bicicletta-turismo porti fortuna al territorio e faccia crescere anche la nostra economia. Chiavenna è città dal respiro europeo. All'Istituto Garibaldi si è conclusa positivamente la prima esperienza di gemellaggio internazionale grazie al progetto Erasmus Plus Azione Chiave 2, un percorso triennale che ha coinvolto direttamente 21 alunni in quest'ultimo anno, in totale una sessantina di studenti delle medie. Siamo arrivati alla conclusione del progetto Erasmus per quest'anno scolastico. Si sono concluse due azioni, l'azione K1 e l'azione K2, che prevede la mobilità sia degli alunni che del personale della scuola. Erasmus è un'esperienza fondamentale, importante per i ragazzi e per la scuola stessa, perché ci tiene in contatto diretto con l'Europa e ci fa sentire partecipi di questa grande comunità. Abbiamo già in conto di proseguire con questo progetto, ci sono arrivate delle risorse per il prossimo anno scolastico, per cui l'istituto è proiettato anche per il futuro a continuare questa esperienza fantastica per la scuola e per i ragazzi. Il progetto CSI Reaction ha coinvolto istituti italiani, polacchi, portoghesi, greci e finlandesi attorno ai temi dell'accoglienza e della discriminazione dei flussi migratori nel passato e oggi. L'esperienza Erasmus per noi non è stata solo un'occasione per parlare inglese o conoscere nuove persone, ma anzi ci è stato molto d'aiuto per esempio cogliere o prendere diverse differenze che ci sono tra i popoli. Non hanno creato motivi di divisione, ma anzi è stato un arricchimento per tutti. Music in EU è il nuovo progetto Erasmus dell'istituto, che ha permesso al comprensivo Garibaldi di aprirsi al confronto europeo in ambito musicale. Sostenibilità e inclusione, i temi portanti. Sono Lucia Biavaschi, una dei 5 studenti che sono partiti per andare in due scuole, una spagnola e una finlandese. Io sono andata in Finlandia, dove abbiamo assistito a concerti, suonato nelle orchestre delle scuole ospitanti e conosciuto tante nuove persone. E l'Erasmus Music in EU ci ha dato la possibilità di confrontarci con metodi di apprendimento e di insegnamento diversi dai nostri. Un'esperienza unica. Facciamo molto, ma vorremmo fare di più a frenarci la carenza di personale. Questo è l'appello lanciato dal dottor Luca Binda dell'ospedale Morelle di Sondalo. L'unità spinale unipolare di cui è direttore è un'eccellenza, purtroppo, però i medici non sono abbastanza. Al momento sono 14 i posti letto riservati ai pazienti, 6, massimo 8 per le lesioni midollari acute, 2 per malati meno gravi e fino a 6 per i malati che hanno bisogno di cure periodiche. Il percorso terapeutico ha un approccio multidisciplinare che può contare sull'apporto di tutti i medici specialisti necessari e va dalla presa in cura fino all'avviamento allo sport, passo a passo attraverso interventi chirurgici e riabilitazione. Abbiamo gli spazi e possiamo contare sulla disponibilità della direzione, riprende Binda. Tutto il personale a ogni livello cerca di dare sempre il massimo, sia dal punto di vista professionale che umano, ma avremo bisogno di altre figure che fatichiamo a trovare. Un problema comune ad altre unità spinali della Lombardia che hanno dovuto ridurre i posti letto per la carenza di medici e infermieri. Per questo motivo, rispetto al periodo pre-Covid, abbiamo liste d'attesa più lunghe. Dal 2020 sono stati banditi 4 concorsi per medici fisiatri, 3 sono andati a vuoto e l'ultimo si è chiuso con solo 3 iscritti.
Le convenzioni con le università per accogliere i medici specializzanti proseguono, ma il turnover è elevato perché i medici cercano sedi più vicine alle grandi città e i tempi non sono sufficienti. Per la gestione del paziente con lesione midollare, spiega Binda, servono competenze specifiche che si acquisiscono con l'esperienza e con il tempo a contatto del personale esperto. Insomma, del paradosso della sanità risente anche il Morelli, che cresce dal punto di vista di competenze, ricerca, attività di supporto collaterale, quindi psicologico, logopedico, dietistico e tecnologie, ma si impoverisce delle figure medici e infermieri che soli possono mettere in atto per un numero sempre maggiore di pazienti tutta l'alta qualità che oggi abbiamo a disposizione.